Buongiorno a tutti, oggi vorrei fare con voi alcune considerazioni sull'evoluzione della situazione politico-economica. Prima considerazione, in una precedente ecopillola avevo considerato questa crisi di governo come del tutto inaccettabile dal punto di vista economico perché temevo che si trattasse del solito salto nel buio dettato da motivazioni politico-elettorali, il tutto nel bel mezzo di una pestilenza e con 209 miliardi del recovery fund forse in arrivo. Seconda considerazione. Ovviamente considero l'arrivo di Mario Draghi, sempre sia lodato, come un evento di portata eccezionale, che tra l'altro ritenevo molto improbabile perché mai avrei pensato che la politica in qualche modo rinunciasse a gestire in proprio 209 miliardi abdicando a favore di un tecnico. Terza considerazione. L'importanza dell'avvento di Mario Draghi, sempre sia lodato, si evince chiaramente dalle previsioni invernali della Commissione europea appena sfornate. Da queste si evincono tre dati salienti. Primo dato, il PIL 2020 dell'Italia è il peggiore dell'Eurozona, meno 8,8%. Secondo dato, la Commissione prevede che tutti i paesi dell'Eurozona ritorneranno a livelli di PIL ante-Covid per la fine del 2022. Terzo dato, l'Italia mancherà questo appuntamento perché in quella data sarà ancora sotto del 2,4% rispetto ai dati ante-Covid. Esiste però una buona notizia, queste fosche previsioni non tengono appunto conto dell'impatto del Recovery Fund. Di conseguenza, se con l'arrivo di Mario Draghi, sempre sia lodato, riusciremo a modificare strutturalmente la nostra economia, noi forse non solo ci salviamo, ma forse, come si dice a Roma, svoltiamo proprio. Se invece la politica impedirà in qualche maniera a Mario Draghi di utilizzare nel migliore dei modi questi fondi, ovviamente ci ritroveremo con una crescita asfittica, con un indebitamento lievitato magari al 170% e senza più carte da giocare. In realtà io però ho un'altra preoccupazione, perché ho letto da qualche parte che Toninelli ha delle forti riserve sull'incarico dato a Draghi e questo francamente non mi fa dormire la notte. Sono sicuro che ce la faremo, un grande abbraccio a tutti.